Continuano incessanti le attività di contrasto alla pesca illegale svolte dal personale militare della Guardia Costiera dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Agata Militello. Nella mattinata del 31 ottobre scorso, durante l'ordinaria attività di pattugliamento delle acque di propria competenza, i militari a bordo della motovedetta CP566 hanno recuperato a bordo e posto sotto sequestro un attrezzo da pesca del tipo palangaro derivante non segnalato, in violazione della normativa vigente che costituisce tra l'altro un serio pericolo per la navigazione. Nella trappola erano finiti 5 esemplari di pesce spada di taglia inferiore a quella minima consentita, del peso complessivo di circa 30 kg, ed un esemplare di manta. La manta, unica tra i pescati ad essere ancora viva al momento dell'individuazione del palangaro, è stata immediatamente liberata in mare. Il restante prodotto ittico invece è stato sequestrato e, previo rilascio dell'idoneità al consumo umano da parte del personale veterinario dell'ASP numero 5 di Messina, è stato devoluto in beneficenza ad un istituto caritatevole della zona. L'attività di pulizia svolta dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello, da sempre impegnata nel contrasto di questi fenomeni illegali, conferma ancora una volta l'incisiva presenza ed il proficuo e costante impegno degli uomini della Guardia Costiera Sant'Agatese, nell'ampia fascia costiera di propria giurisdizione che si estende dalla foce del fiume Pollina a quella del torrente Sant'Angelo di Brolo.